Voilà ragazzi, ciao a tutti le Nick, bentornati ragazzi su Farming Simulator 22 nella mappa Terre della Mancia. Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi che se può interessarvi in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tantissimi altri giochi scontati. Vi ricordo ragazzi anche che in descrizione trovate i miei canali social, i miei canali Telegram, ad esempio il mio canale Twitch anche, se vi va di seguirmi live. E ultima cosa ragazzi, vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale YouTube e se lo fate vi invito anche ad attivare la campanellina così potete ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale o se YouTube non ve le manda lo stesso le notifiche. Potete seguirmi appunto sul mio canale Telegram, lì le notifiche arrivano al 100% se può interessarvi. Allora, dunque raga, hanno aggiornato Farming, ecco perché mi lagga un po', lo hanno aggiornato e ogni volta che aggiornano Farming all'inizio va un po' a scatti, poi si riprende. Non so di preciso come l'hanno fatto il gioco, ma funziona così. Quando fanno gli aggiornamenti gira male per un paio di minuti e poi va meglio. E a dir la verità non so cosa hanno aggiunto, perché ci ho fatto caso proprio 10 minuti fa che c'era l'aggiornamento di Farming, quindi l'ho giusto scaricato e niente, versione 1.9.0.0. e l'unica cosa che ho notato è che hanno aggiornato anche la mod Precision Farming, o meglio DLC. Non so se la conoscete, ma penso di sì. C'è questo DLC gratuito che ha creato la Giants già da un po' di tempo e che si chiama appunto Precision Farming, e questo DLC va ad aumentare il realismo nel gioco, il realismo per quanto riguarda l'erbaccia, per quanto riguarda il fertilizzante, la calceviva, insomma la lavorazione dei campi la rende più realistica. Ok, allora è da un po' che me la chiedete e ne ho approfittato, allora l'ho installata visto che l'hanno pure aggiornata e quindi oggi vediamo un po' di capirci qualcosa con questa Precision Farming. Allora, intanto vediamo la... Ecco, già qui in alto a sinistra, guardate, azoto, applicazione fertilizzante liquido, cioè questo DLC gratuito, che c'è anche per console ovviamente, aggiunge queste informazioni in più quando avete insomma collegato dietro un attrezzo che fertilizza o che è per l'erbaccia, eccetera, eccetera. Ma tra poco vado un po' a spiegarvi cosa c'ha di utile questo DLC, perché tanto dici cavolo, ma io già prima fertilizzavo comunque, che mi cambiamo? Cosa c'è di realistico adesso con questo DLC? Praticamente questo DLC ci permette di diciamo così, a parte che aumenta il realismo, ci permette di risparmiare fertilizzante, risparmiare calceviva, risparmiare erbicida, perché aggiunge questo DLC anche degli attrezzi che sono più intelligenti, diciamo, e questi attrezzi diciamo che spruzzano la dose giusta o spruzzano l'erbicida solo dove serve e quindi alla fine si va poi a risparmiare i prodotti che noi dobbiamo applicare nel terreno e aumenta anche la resa del terreno e aumenta quindi anche il guadagno, perché se noi adesso facciamo come prima che buttiamo fertilizzante a casaccio ci ritroviamo con un terreno che rende addirittura meno. Allora, intanto comunque noi qua stiamo a raccogliere i girasoli e mo scarichiamo la trebbia perché non mi ricordo quando è l'ultima volta che l'ho scaricata, ne approfitto e poi dobbiamo appunto iniziare un po' a capirci qualcosina con questo DLC, perché è già uscito da un po' di tempo però io lo sto utilizzando solo ora. L'ultima volta che l'ho utilizzato su Farming 19, quindi 3 anni fa tipo, quindi mi ricordo poco di questo DLC. Allora, vediamo un po', direi che sì, è da scaricare.
Apri il tubo, compà. Andiamo. Scarichiamo. Ok. Allora, dobbiamo comprare innanzitutto un attrezzo. Ma sicuramente voi già lo sapete, però magari metti che c'è chi non lo sa. Dobbiamo comprare un attrezzo che ci permette di campionare il terreno, perché dobbiamo scoprire questo terreno com'è composto nella prima parte, la prima fase più importante. Ok, perfetto, qui abbiamo fatto. Allora, dobbiamo andare a comprare, ma sicuramente se vado su mod DLC, Precision Farming, ecco, questo è tutto quello che la Precision Farming aggiunge. Allora, noi dobbiamo comprare lo scout. Lo scout è quello che va a testare il terreno per capire com'è composto. Poi c'è questa carrobotte. Questa carrobotte qui in teoria dovrebbe essere, appunto, credo, spero, ecco. Ecco, questo qua ha questa funzione in più. Allora, il John Deere Manure Sensing rileva l'azoto nel tuo concime. Siccome l'azoto nel concime non è mai omogeneo, questo sensore garantisce l'applicazione della stessa quantità di azoto su tutto il campo. E quindi è necessaria questa botte se abbiamo i liquami, perché questa botte con questo sensore va a spargere in modo corretto. Avete presente quante volte non ci bastava mai, no? il liquame se ne consumava un botto. Grazie, madonna quanto costa, 250.000 euro, ma che siete pazzi? Comunque, grazie a questo sensore si va praticamente a risparmiare sui liquami, però va, porca miseria, devo vendere due reni qua per comprare sto coso. Questo qui, questo non so dove ha messo. Ah, questo va davanti. Questo va davanti nel trattore, addirittura c'ha anche il peso. Questo ho letto qualcosa poco fa, dovrebbe essere anche lui un sensore. Non so se è un sensore per il fertilizzante, non c'è neanche scritto. Ma dovrebbe essere un sensore per il fertilizzante, credo. Questo qui invece è lo spargi erbicida e spargi fertilizzante liquido. Questo è volato via. Questo anche lui c'ha, diciamo così, la capacità, ecco, la capacità se è spray, cioè vedi e spruzza. Grazie a questo, mazza, costa un botto di soldi sta opzione. Allora, con questa configurazione ciascun ugello dell'irroratrice si attiva soltanto se passa sopra un'erbaccia. Così puoi utilizzare il 90% di erbicide in meno, riducendo i costi. Cioè, si può risparmiare fino al 90%, si può risparmiare fino al 90% di erbicida, che non è male. Prima di tutto l'erbicida costa un botto di soldi, quindi diciamo, insomma, questa Precision Farming aggiunge un mucchio di roba. Ma questo è necessario. Questo è necessario per i terreni. Ok, allora mandiamo lui in negozio a ritirare lo scout. Ma qui dove ci troviamo noi? C'è un altro atomizzatore qua. Ma qui dove siamo? Terreno 50. Cosa c'è qui di preciso? Terreno 50. Ma dove mi trovo? Qua? Ma non è il trattore giusto. Ma noi qui che cosa? Ma qui noi non abbiamo niente. Non ci abbiamo niente qua. Ah, l'unica cosa più vicina che abbiamo è questa. Non mi ricordo neanche cosa c'è, a dire la verità. Ma che cosa c'è qui? Cos'è sta roba? Dati non trovati. Ah sì, pistacchio pronto per la raccolta. Ci abbiamo anche il pistacchio da raccogliere. Eh già. Allora, io a te dovrei mandare indietro. Dove? Già, bella domanda. Dove lo dovrei mandare a questo? E che ne so.
No, mi sa che lo andiamo a parcheggiare qua vicino. Mi sa che lo andiamo a parcheggiare qua dietro. Visto che abbiamo un parcheggio qua dietro, lo vado a parcheggiare qua dietro. Mo vedo che abbiamo due atomizzatori. Ok, aspetta. Lo parcheggio dopo, che mo c'è questo che blocca la strada. Allora, vai in negozio, che è anche dietro l'angolo. Vabbè, lo parcheggiamo mo questo. Ok, mettila a retro. Allora, posso parcheggiare qua. Allora, ok, qui, ecco, qua c'è un altro trattore che non dovrebbe stare qua. O meglio, sì, no, comunque mi conviene portarlo indietro per ora. È vero che la precision farming c'ha tutto questo discorso. Aspetta, a proposito, anche qua c'abbiamo azoto. Azoto praticamente sarebbe il fertilizzante, insomma. Allora, azoto F1, disattiva, ecco, vedi? Dosaggio automatico, già il dosaggio automatico è attivo. Il dosaggio automatico è già attivo. Cambia valore di riferimento azoto, questo non so di preciso cosa fa. Vabbè, io per ora porterei lui indietro, perché è un trattore questo troppo lento per fargli fare insomma, un po' scarso. Lo porto indietro, poi faccio cambio trattore. Ora poi vediamo. Prima dobbiamo fare il campionamento del terreno. Ok, ancora lagga. Dopo che hanno aggiornato il gioco, lagga da morire. È così, quando aggiornano farming, lagga. All'inizio scatta, poi gli passa. Così. Allora, siamo arrivati in farm. Lasciamo questo qua che tanto dopo mi serve. Allora, vediamo se... Ok, questo... Questo è solo per le mandorle. Non è per i pistacchi. Quindi... Allora, innanzitutto stavo mandando questo in farm. Che per ora almeno scarichiamo. Oh, mi sa che questo è pieno. Allora, vediamo se è arrivato in negozio. Eccolo. Probabilmente era buono usare lo scout col trattore piccolo. Alla fine è un piccolo attrezzo, no? Insomma, adesso con questo facciamo la campionatura dei terreni. Cioè, così capiremo il terreno com'è composto. Allora, lo devo mandare su, ovviamente qua lo devo mandare. Ok, lo dobbiamo mandare lì dove dobbiamo fare i test. Poi c'è un botto di lavoro ancora da fare, un botto. Pistacchi, non mi ricordo neanche, cioè un botto di cose.
Comunque sia, sto annotando, raga, che ora, se guardate la minimappa, segna altre cose. Molto interessante, no? Ci dà delle informazioni adesso la minimappa. Non so di preciso che vuol dire, ma... Allora. Ero rimasto che... Allora, praticamente c'ho da scaricare questa. Ma siccome non ho a portata di mano un bel niente, se no ci mando un attimo... Qua c'è un cassone qua. Eccolo! Deve essere questo quello dei... Questo è quello dei pistacchi. E allora questo è tutto... Allora aspetta, se questo è per i pistacchi... Non mi metto a fa' confusione. Ok, il cassone è buono comunque, mi serve nei pistacchi. Ma tanto... Tanto vale che quell'altro, quello con le mandorle, lo usiamo per... No, aspetta un momento. Per scaricare l'uva ci vuole il cassone adatto. Non posso scaricare in un cassone come questo. Quindi devo trovare il cassone giusto. Ah, ecco a cosa serviva ecco a che serviva il trattore verde. E rosso, che non è questo. Insomma, il lavoro, raga, è abbondante. Andiamo a scaricare queste mandorle. Diciamo che in questa mappa il lavoro è molto abbondante. No, dai, quello no. Tra tutti, quello no. Quello più lento di tutti. Ora, quindi c'è questo piccolo problema che a me serve trovare il cassone giusto per l'uva. Mo' l'uva noi la stiamo raccogliendo. L'uva noi la stiamo raccogliendo qua. Quindi qui ci deve essere, eccolo qui, il cassone giusto. Ok, allora, dobbiamo mandare questo trattore nel punto giusto e lì troviamo il cassone giusto. Dammi una bella laggata. Allora, tu devi andare qui. Ok. Ecco che arriva il trattore, quello che fa il campionamento. Allora, direi che possiamo fare il campionamento partendo dal terreno 26. Ora, vedete la minimappa? Ecco, ci fa capire l'area che andiamo a campionare, quindi dobbiamo fare diversi test. Andrà bene anche così. Boh, non lo so, qual è il tasto? Premo la B? Ok, premo la B. Lui estrae un campione dal terreno, un campione di terra. E io poi devo proseguire, vedete sempre la minimappa? Dobbiamo fare un paio di estrazioni dal terreno. Ne ricaveremo le dovute informazioni. Ecco fatto, sì. Ma questa è una cosa che va fatta solo una volta, non è che va fatta sempre. Questa è una cosa che va fatta solo una volta, almeno mi pare. Vedete? Estrae un piccolo pezzetto di terra. Ecco questo va fatto anche per l'altro terreno. Quello dove c'è il girasoli.
Ok, vai. Mi pare che ogni prelievo costa poi 100 euro da fare per farlo esaminare. Mi pare. Preleva campione, ripiega. Ecco, con la Z mi dice almeno a me, invia i campioni. A me dice la Z, a voi sarà la Y perché io ho la tastiera in tedesco. Vecchia storia. Ok, allora, 8 estrazioni in via. Ok. Allora, tra un po' dovrebbe dirmi com'è composto il terreno. E poi anche i soldi che devo pagare per questo lavoro. Direi che adesso vado. Andiamo a testare questo terreno. Ok, 400 euro, 50 euro ogni campione, vabbè. Ancora due, 16 estrazioni in tutto. Pagheremo 800 euro allora per il lavoro. Ok. A questo punto abbiamo finito e inviamo i campioni. Vediamo. Fatto? O so 15? Ok, vai, invia. Ok. Possiamo chiudere l'attrezzo. Andiamo a parcheggiare questo. Questo trattore lo dovremmo andare lì dove abbiamo il pistacchio. Ok, 750 euro di campionamento. A proposito, i trattori che stanno a fa'? Ah, sì, eccolo. Questo è quello per l'uva. Così finalmente possiamo scaricare l'uva. Aspetta, devo andare là sotto se prendo una scorciatoia. Accendi. Carica. Ok. Dunque, niente. Qui abbiamo finito con i girasoli. Ok. In teoria c'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Scarichiamo gli ultimi girasoli. Devo mandare questo indietro lì dove c'è la questione pistacchio. E a proposito, la questione pistacchio dov'era? Era qui. Ok, poi allora abbiamo quasi 33.000 di girasoli. Ok, e mo poi c'è da capire appunto il terreno come va lavorato.
ma non riusciamo a fare tutto oggi, ovviamente, il tempo è volato via. Scarica. Quindi il menu che aggiunge la precision farming è questo: agricoltura di precisione. Punteggio ambientale, ecco, questo è quello che dobbiamo tenere sul verde, altrimenti il tuo punteggio ambientale non ha effetto sui prezzi di vendita. Però aspetta un attimo. Ah, ecco qua. Allora, praticamente, vedete, questo pezzo di terra qui si chiama franco. Questo pezzo di terra qui si chiama franco sabbioso. Mo io non ci capisco praticamente niente. Diciamo che però quello che va a fare è tipo la quantità di fertilizzante che ci vuole, eccetera, eccetera. Quindi un tipo di terreno magari chiede meno in confronto all'altro tipo, ecco. Qui mi dice, ecco, punteggio ambientale 58 punti, più 2% ai tuoi prezzi di vendita a causa del tuo punteggio ambientale. E questo? 42, questo sta messo malissimo. 47, 42, che sta di... azoto, insomma, per far salire questo punteggio dobbiamo, vedi, tipo dice devi arare, devi le erbacce, il pH dovrebbe essere il cacceviva, l'azoto è il fertilizzante, quindi. E poi il bello che dice anche costi totali, profitti, cioè adesso questa mod ci dice pure quanto abbiamo speso per lavorare il terreno, quanta calceviva abbiamo messo nel terreno, quanto fertilizzante, quanti semi, tanta bella roba insomma, no? Ci dà una mano a capire se effettivamente da un terreno stiamo guadagnando soldi oppure no. Comunque sia raga, mo purtroppo il tempo io l'ho finito, nel prossimo gameplay vediamo magari di provare a fa qualcosa per migliorare questo valore. Ok, agricoltura di precisione, valore pH scarso, quindi è un problema di calceviva e anche l'azoto è così così, probabilmente qui è un problema di calceviva, perché se non ricordo male il pH è calceviva. E anche perché non ho la possibilità, mo... calceviva... no. Ok, questo intanto è arrivato per quanto riguarda i pistacchi, mi pare. Questo è arrivato per i pistacchi. Allora, di verità non so se è il momento giusto di mettere la calceviva. Forse neanche lo è, però vabbè, vediamo. Ma penso che... sì, lo prende. Lo prende anche adesso. Magari forse non è il momento giusto nella realtà, non lo so. Però il gioco lo piglia lo stesso. Allora, diciamo che un'altra cosa bella che aggiunge questo DLC è che adesso nella minimappa io vedo dove ho passato la calceviva, che poi a dir la verità non è vero che è uguale dappertutto il terreno, perché si vede che c'è una parte più verde, una parte un po' più giallina, sotto addirittura c'era una parte che era tipo rossa. Ma però comunque la calceviva sarà la magna che è in piacere. Ho già consumato 1000 e non ho neanche fatto una striscia. No, la calceviva non ci basterà mai. Comunque, dosaggio auto, vedete? A dire la verità... sta rimanendo in auto, in automatico. Non sta a fare nulla di che. Potrei provare adesso a spruzzare, sapete dove? Nella parte gialla, così vediamo se c'è un po' di differenza. Perché qui è 5,26.
Adesso andiamo in una parte dove invece è diverso il colore. Vediamo se rimane 5,6 oppure cambia. Ah, qui addirittura è 4, 7, 7, 6. Quindi qua forse che ne consuma pure di più. Però comunque rimane questa cosa molto carina che il dosaggio adesso è più, come dire, bilanciato. Adesso il dosaggio è più bilanciato, ma no? Se ne va tantissimo qui, eh. Qui ne consumiamo parecchio di più, la zona gialla consuma più calceviva. Metti l'operaio. Quindi se io vado adesso qui... Valore del pH, forse ci vuole tempo prima che si aggiorna. Forse ci vuole tempo prima che mi dà le informazioni aggiornate. Per ora pare che non cambia niente. Forse ci vorrà del tempo, raga. Lo capiremo meglio poi nel prossimo gameplay quando finiremo di lavorare i terreni e vedremo se aumenta questo valore. Ragazzi, purtroppo è il tempo l'ho finito. Concludo. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Se avete qualche suggerimento da darmi, ovviamente non esitate a commentare. Iscrivetevi al canale, vi ricordo ancora una volta in descrizione trovate i miei social, il link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, i miei canali Telegram e tanto altro. Raga, vi saluto, ciao alla prossima!